A tutti quanti in questo mio nuovo video, ragazzi. Questa volta è un video che non faccio e non è un video che non è un contenuto che non ho mai portato, che è difficile per quanto mi sforzi, ma la devo fare perché mi sento di farlo. E per appunto ho raccolto tutte quante le foto dei miei ultimi 10 anni che ho passato nella mia vita, da quando sono nato ai miei 18, all'apertura del canale. La prima, la cresima, i momenti con i miei genitori, i momenti più belli della mia vita. Cioè, gli ultimi 10 anni della mia esistenza li ho tutti quanti calcolati assieme e li ho messi dentro a questo contenuto, ragazzi. È veramente, veramente. Io non faccio questi video, non li faccio perché per me ringraziarvi è troppo. Ma se devo ringraziare qualcosa, voglio ringraziare questi 10 anni che mi hanno fatto diventare l'uomo che sono oggi e quello che voglio essere tra altri 10 anni, quindi i prossimi 10 anni, i miei 30 anni. Voglio passarli così, con la felicità e l'amore che ho passato i miei ultimi 10, i prossimi 10 fino alla mia morte. Io voglio passare in questo modo, ragazzi, ed è molto difficile per me ringraziare tutti quanti quelli che mi hanno sostenuto in questi 10 anni, però l'importante è che voi siate con me, tutti quanti, mi dispiace. Non faccio questi video da molto tempo, non li ho mai fatto in questo contenuto, però voglio almeno tutti i like del mondo, almeno 1,5 milioni di like, ragazzi. Mettete mi piace, commentate questo video e se vi siete commossi con me, mandatemi una emoji della faccina che piange e ditemi quanto vi siete commossi. Questo è un video serio, non ce ne saranno altri così seri come questo, però sono tutti divertenti, tutti belli, tutti emozionanti, però questo è l'unico serio che sto pubblicando su questo canale, è l'unico video un po' serio, un po' così, un po' cosa. È difficile, ragazzi, vi lascio alle foto degli ultimi 10 anni. Questa è la mia storia e ho deciso di raccontarla in questo modo. Spero di andare su.
spero di andarci sul morbido. Della moda o di cosa mi piace o di cosa mi piace fare nella mia vita.